Quali sono le condizioni del parco giochi del viale Hamilton di Racalmuto? Ce ne siamo occupati l'8 maggio del 2013 e si presentava in queste condizioni. Come vedete dalle immagini, manca parte della staccionata di legno che dovrebbe delimitare lo spazio adibito al gioco ed è adiacente ad una strada pubblica particolarmente trafficata dai veicoli a motore, i quali potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dei bambini. Guardate, una piccola distrazione dei genitori e qualche bambino correndo potrebbe facilmente arrivare in questa strada. Un attimo e un pomeriggio al parco si potrebbe trasformare in una tragedia. Guardate poi in quale condizione si trova questa staccionata. Legno rotto, fili di ferro arrugginito. E vedete bene, ci sono anche dei chiodi arrugginiti che fuoriescono dalla staccionata. E questo proprio di fronte alle altalene. Basterebbe in questo caso sistemare innanzitutto la staccionata esistente, poi allungarla ed evitare inutili rischi. È arrivato il 2014, sono passati circa 8 mesi. Come si presenta oggi il parco giochi? In quale situazione si trova? Lo vedete in queste immagini. La staccionata si trova in condizioni ancora peggiori, il legno ormai tutto rotto, filo di ferro arrugginito ancora pericolosamente presente, l'altalena rotta con rischio per i più piccoli che incautamente la possono utilizzare. Ancora nessuna recinzione per delimitare il parco con la strada adiacente, ripetiamo molto trafficata. Per il marciapiede non c'è bisogno delle parole, bastano le immagini. E poi la poca pulizia e panchine divelte o rotte. Un parco che viene molto utilizzato, ma che purtroppo non si può trovare una minima somma di denaro per sistemare perlomeno la recinzione malconcia, utilizzando gli operai in forza al comune di Racalmuto.